Siamo con Roberto Lacedelli, direttore generale di Cortina Banca. Come è andato l'anno 2022? È stato un anno buono dal punto di vista macroeconomico, non è partito bene causa la guerra in Ucraina e Russia. Devo dire che il nostro territorio è un territorio a vocazione turistica prevalentemente, è andata bene sia l'estate sia questa parte di inverno, per cui i conti sono buoni, ma soprattutto il territorio ha ricevuto, diciamo così, un benefit che gli ha permesso di riprendersi rispetto al periodo nero del Covid. Voi fate parecchia mutualità, emerge anche dal vostro bilancio di coerenza, e in particolare state dando una mano a varie associazioni che fanno sport, che fanno cultura per i giovani. Qual è l'obiettivo? Mantenere i giovani in montagna? Sì, allora il problema dello spopolamento non è solo della nostra area, è un problema di tutta l'area montana italiana, diciamo così. Per quello che riguarda noi, il contribuire a qualsiasi tipo di associazione, a qualsiasi tipo di attività che permetta di mantenere sul territorio tradizioni, attività, operatività, ma soprattutto i giovani che siano invogliati a restare nel territorio è l'obiettivo principale al quale, verso il quale rivolgiamo i nostri, la nostra contribuzione. Si temeva per l'inizio del 2023, dopo un 2022 che è stato buono in maniera generale. Come sono andati questi primi mesi? Per l'economia, intendo. Allora, per l'economia del nostro territorio direi bene, nonostante la carenza di neve, con la neve artificiale si è riusciti a comunque a coprire ciò che il cielo non ci ha mandato, e quindi direi che la stagione invernale è stata una stagione molto buona, sia per le stazioni sciistiche, sia per la parte commerciale, la parte albergatori, e diciamo che un pochino tutti hanno beneficiato di questa situazione. Avete prossimamente l'assemblea per l'approvazione del bilancio e anche il rinnovo delle cariche. Quando è che la tenete? Allora, l'assemblea sarà l'11 maggio, giovedì 11 maggio, all'Alexander Hall a Cortina Ampezzo. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei.